Preceduti dalla fanfara della Brigata Alpina Iulia, i reparti e le rappresentative estere nazionali assumono lo schieramento. Il colonnello Antonio Arivella, comandante del 7° Reggimento Alpini, fa il suo ingresso nell'area della cerimonia alla testa del reggimento di formazione. Segue la compagnia d'onore. Sfilano ora, precedute dalle rispettive bandiere, le rappresentative estere e nazionali che partecipano alla manifestazione. Austria! Bulgaria! Libano, Macedonia, Romania, Slovenia, Spagna, Stati Uniti d'America, Svizzera, Ungheria, Italia, rappresentata dal Centro Addestramento Alpino.
rappresentativa dei carabinieri. Allied Rapid Reaction Corps. NATO Mountain Warfare Center of Excellence. NATO Rapid Deployable Corps di Solbiate Olona. Il Corpo Militare della Croce Rossa Italiana. Il Corpo Infermiere Volontario della Croce Rossa Italiana, Ausiliarie delle Forze Armate. Ed infine la Federazione Italiana Sport Invernali Paralimpici, con cui negli ultimi anni si è consolidato un fattivo rapporto di collaborazione grazie all'impegno della signora Tiziana Nasi, presidente della federazione, presente in tribuna autorità. Sfilano ora i plotoni dei reggimenti partecipanti al trofeo medaglia d'oro Silvano Buffa. Questa è certamente la competizione più impegnativa dal punto di vista psicofisico e tecnico professionale. Nel primo blocco sfilano i plotoni del 5° Reggimento Alpini, 7° Reggimento Alpini, 8° Reggimento Alpini, detentore del trofeo Buffa, 3° Reggimento Artiglieria da Montagna. Nel secondo blocco sfilano i plotoni del 2° Reggimento Genio Guastatori, Reggimento Piemonte Cavalleria 2, Reggimento Logistico Giulia, Reparto Comando e Supporti Tattici Brigata Giulia. Nel terzo blocco sfilano i plotoni del 2° Reggimento Alpini, 3° Reggimento Alpini, 9° Reggimento Alpini, 1° Reggimento Artiglieria da Montagna. Nel quarto blocco sfilano i plotoni del 32° Reggimento Genio Guastatori, Reggimento Nizza Cavalleria 1, Reggimento Logistico Taurinense, Reparto Comando e Supporti Tattici Brigata Taurinense. Nel quinto blocco sfilano i plotoni del Centro Addestramento Alpino, 6° Reggimento Alpini, Reparto Comando e Supporti Tattici Tridentina, 4° Reggimento Alpini Paracadutisti. Nel sesto blocco sfilano i plotoni del 2° Reggimento Trasmissioni Alpino, 17° Reggimento Artiglieria Controaerei Sforzesca, 4° Reggimento Aves Altair. Nel settimo blocco sfilano i plotoni del Comando Formazione Scuola di Applicazione dell'Esercito Italiano, Scuola Sottufficiali dell'Esercito e della Svizzera. Vengono resi gli onori al Capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Claudio Graziano, che accompagnato dal Capo di Stato Maggiore dell'Esercito,
generale di Corpo d'Armata Danilo Enrico, e dal comandante delle truppe alpine, generale di Corpo d'Armata Federico Bonato, passa in rassegna lo schieramento. Reggimento, attenti! Presentati, onori al capo di Stato Maggiore della Difesa. Fanfara della Brigata Alpina Giulia, reggimento di formazione pronti per la rassegna. Metto via. Reggimento, ai, posa. Prende la parola il comandante delle truppe alpine. Autorità, civili, militari, colleghi, atleti italiani e dei paesi amici ed alleati, cittadini e turisti, benvenuti alla 69esima edizione dei campionati sciistici delle truppe alpine. Permettetemi di salutare e di ringraziare per la loro presenza il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Claudio Graziano, il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, il generale di Corpo d'Armata Danilo Enrico, e il commissario per la provincia di Bolzano, Sua Eccellenza Elisabetta Margiacchi, grazie della vostra presenza. Ringrazio e saluto le autorità locali, i sindaci dei comuni di San Candido, Dobbiaco e Sesto e il consorzio turistico delle Tre Cime. Un saluto alle associazioni combattentistiche ed arma e ai nostri sponsor. Coloro che condivideranno con noi le emozioni delle numerose competizioni in programma avranno l'opportunità di apprezzare la preparazione dei soldati di montagna. Uomini e donne che si addestrano in un ambiente magnifico ma che non permette errori. Montagna che aiuta a crescere, a formare il carattere, che è palestra per il corpo e per lo spirito, che rafforza qualità come l'altruismo, la sensibilità,
la condivisione e che abitua la fatica. E come diceva Johann Wolfgang Goethe, i monti sono maestri muti e fanno discepoli silenziosi. E noi alpini spesso in questa frase ci riconosciamo. Un'edizione, la 69esima, che vede anche quest'anno la partecipazione di numerose rappresentative militari estere di comandi multinazionali, occasione unica di confronto nel più sano spirito sportivo. Un'edizione in cui il primario obiettivo, quale comandante delle truppe alpine, è quello di valutare il livello di addestramento e di preparazione tecnica dei reggimenti alpini, i cui plotoni si daranno battaglia per 3 giorni consecutivi, e i plotoni che dovranno dimostrare di aver acquisito quelle capacità di muovere e di operare in piena autonomia, in tempi ristretti e sotto una continua valutazione. Capacità e abilità che non sono fini a se stesse, naturalmente, che non sono solo fini all'impiego all'estero delle nostre unità dell'esercito e degli alpini, ma, come recentemente avvenuto in centro Italia, professionalità e capacità che vengono messe a disposizione della nazione ove sia necessario. I campionati poi saranno contraddistinti dall'impiego delle truppe alpine a favore degli atleti della Federazione Italiana Paralimpica degli Sport di Ghiaccio e dell'attività dell'Associazione San Maurizio di Dobbiaco, per la quale è stata organizzata una raccolta di fondi. E invito tutti questa sera alle 17.30 allo Stadio del Ghiaccio di Dobbiaco per assistere alla partita amichevole tra la nazionale italiana e la nazionale slovacca di para ice hockey. Orgoglioso quindi, quale comandante delle truppe alpine, di poter condividere con tutti voi queste giornate di sport, di amicizia e di solidarietà. Grazie ancora della vostra presenza, un bocca al lupo a tutti gli atleti, buon divertimento e vincano i migliori. Grazie. Sehr geehrte Behördenvertreter, Autoritäten, Freunde aus verschiedenen Ländern. Ein Dank gilt denjenigen, die an der Vielzahl der Wettkämpfe, die auf dem Programm stehen, teilnehmen. Frauen und Männer, die sich in wundervoller Umgebung, die keine Fehler erlaubt, ausbilden. Eine Umgebung, die hilft, den Charakter, die Trainingsstätte für Körper und Geist zu bilden und zu formen, um Qualitäten wie Selbstlosigkeit, Sensibilität, Aufopferung und Ausdauer in schwierigen Zeiten zu stärken. Wie Johann Wolfgang Goethe zu sagen pflegte, Berge sind stille Meister und machen schweigsame Schüler. Eine Ausgabe, die auch in diesem Jahr zahlreiche internationale Vertreter und multinationaler Kommandos anwesend hat. Den Teilnehmenden, meist aus Gebirgsregionen stammend, wird die einmalige Möglichkeit geboten, Sportsgeist und zwischenmenschliche Beziehungen unter Beweis zu stellen. Eine Ausgabe, deren primäres Ziel es ist, den Ausbildungsgrad und die technischen Vorbereitungen der Regimente einzusetzen und sich in den 3 Renntagen zu bekämpfen, Situationen richtig einzuschätzen und in voller Eigenständigkeit in begrenzter Zeit zu agieren. Fähig und Fertigkeiten, die der Nation zur Verfügung stehen, nicht nur im Bereich der Auslandsmissionen, sondern auch auf eigenem Territorium, wie erst kürzlich in Mittelitalien nach sehr starkem Schneefall gezeigt wurde. Charakterisiert werden diese Meisterschaften durch das Engagement der Gebirgstruppen zugunsten der Athleten, für die über die ganze Woche laufende Spendenaktion organisiert wurden, beginnend mit heute um 17.30 Uhr im Eisstadion von Doblach mit einem Parahockeyspiel zwischen Italien und der Slowakei, wo auch alle herzlich eingeladen sind. Morgen um 18 Uhr, immer im Eisstadion von Doblach, werden international bekannte Eiskunstläufer ihr Können darbieten. Ich bin als Kommandant der Gebirgstruppen stolz, diese Momente des Sports, der Freundschaft und der Solidarität mit allen teilen zu dürfen. Gute Unterhaltung und möge der Beste gewinnen. Civil and military authorities, colleagues, Italian and friend and ally country athletes, citizens and tourists, welcome to the 69th edition of the Alpini Troop Skiing Championship. I thank for their presence the Defense Chief of Staff, General Claudio Graziano, the Army Chief of Staff, General Danilo Enrico, and the Commissioner of the Government for the Province of Bolzano, Dr. Elizabeth Margiacchi. Thanks and greetings to the local authorities, the mayors of San Candido, Dobbiaco, and Sesto,
and the Tourist Association. I would also like to greet the veteran associations and the sponsors. This edition of the championships is a unique opportunity of comparison in a healthy sportive spirit with the aim of enhancing relations between participant countries, most of which come from mountainous regions. The primary aim of this edition is to evaluate the level of training and technical preparation of the regiments, but it will also carry on the commitment of the Alpini troops towards the athletes of the Italian Paralympic Federation of Ice Sports and the activities of the San Vincenzo Association of Dobbiaco, for which a fundraise has been organized and will go on all week starting today at 17:30 hours in the Dobbiaco Ice Stadium, where a para-ice hockey match between the Italian and the Slovak national teams will be held, to which you are all invited. I am proud, as the commander of the Alpini troops, to be able to share with you all these sports, friendship, and charity moments. I wish you all much fun, and may the best win. Prende la parola il sindaco di San Candido, signora Rosemary Burgman. Gentili autorità civili, militari e religiose, cari atleti, graditi ospiti. È per me un grande piacere per poter dare il benvenuto anche a nome dei sindaci di Dobbiaco e Sesto, nonché di tutti i cittadini di San Candido, alla 69esima edizione dei campionati sciistici delle truppe alpine che quest'anno tornano nei nostri paesi nel cuore dell'alta Val Pusteria. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Athletinnen und Athleten, geschätzte Gäste, im Namen der Bürgermeister von Toblach und Sexten sowie der gesamten Bevölkerung von Innichen heiße ich Sie heute hier im Hochbustertal im Land der Dreizinnen herzlich willkommen. Es ist uns eine besondere Freude, dass die 69. Ausgabe der Wintersportwettkämpfe der Gebirgstruppen Caster wieder bei uns im Hochbustertal ausgetragen wird. Esteemed civilian and military authorities, dear guests, ladies and gentlemen, it is a great pleasure for me to welcome you, also on behalf of the mayors of Dobbiaco and Sesto, and of all the inhabitants of San Candido, to the 69th edition of the Alpine Troop Skiing Championships, which returned this year again to our towns in the heart of Upper Val Pusteria. In questi tempi, dove le divisioni sembrano dover prendere il sopravvento rispetto alla volontà di collaborazione fra le nazioni, ritengo che le truppe alpine, organizzando questa manifestazione internazionale, diano un forte segnale di pace e collaborazione. Segnale che oltretutto viene portato in queste terre che in passato sono state teatro di guerre e lutti. Ebbene, guerre, lutti e divisioni devono costituire il retaggio del passato, in quanto la realtà del presente è costituita dal fatto che ben 10 nazioni, oltre all'Italia, provenienti da 3 continenti diversi, abbiano voluto inviare i loro rappresentanti non solo per confrontarsi nelle varie gare in programma, ma anche per vivere e condividere un intenso momento non solo sportivo e di competizione, ma anche e soprattutto un momento di conoscenza e confronto con altre realtà simili. Ritengo che il lungo periodo di pace di cui ha potuto godere l'Europa, il più lungo della sua storia, sia fondato proprio su questo, la conoscenza e il confronto dell'altro, che così non sarà più visto come una minaccia, ma come un arricchimento e un'opportunità di crescita. Vorrei inoltre spendere 2 parole di ringraziamento per il contributo che le forze armate, ed in particolare l'esercito e le truppe alpine, danno alla società civile, ricordando il loro impegno per la sicurezza dei cittadini,
e il loro importante contributo nei momenti di sofferenza della popolazione, come per esempio è recentemente accaduto in occasione del terremoto e del maltempo in centro Italia. Gli alpini sono storicamente un'importante presenza sul territorio del comune di San Candido e siamo certi che la collaborazione tra l'amministrazione comunale e la popolazione di San Candido, collaborazione di radicata tradizione, continuerà ancora per molto tempo. I would therefore like to wish the organizers the utmost success of the event, to all participants that they may express the best of their abilities, and to all those involved a pleasant stay. Inichen San Candido and the entire Upper Val Pustuia are ready once again to make you feel their hospitality and warmth. Den Organisatoren wünsche ich einen reibungslosen Ablauf der Veranstaltung, den Athletinnen und Athleten, dass sie ihre Fähigkeiten erfolgreich zum Einsatz bringen können und mit den besten Erinnerungen an Innichen und das Hochpustertal die Heimreise antreten. Auguro quindi all'Organisazione il pieno successo della manifestazione e a tutti i partecipanti che possano esprimere al meglio le loro capacità. Ma un augurio particolare va agli atleti e ai plotoni rappresentanti l'Italia, cui invio un grosso in bocca al lupo. San Candido e tutta l'Alta Val Pusteria sono pronti ancora una volta a dimostrare la loro ospitalità e il loro calore a tutti voi. Un cordiale benvenuto nel comprensorio Tre Cimi Alta Pusteria nel cuore delle Dolomiti. Prende la parola il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito. Reggimento, attenti! Grazie, Comandante, di riposo. Autorità, civili e militari, gentili ospiti, rappresentanti degli organi di informazione, cittadini di San Candido della Alta Val Pusteria, a nome di tutto l'esercito e mio personale desidero porgervi il più caloroso benvenuto all'odierna cerimonia di apertura di questa attesa edizione dei campionati sciistici delle truppe alpine. Saluto il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Graziano, che alpino tra gli alpini non ha mai fatto mancare il suo sostegno alle iniziative dell'esercito e a quelle delle sue amate penne nere. Saluto la dottoressa Elisabetta Margiacchi, commissario del governo. Ringrazio tutti i sindaci e le autorità locali e in particolare quelle della municipalità di San Candido, Dobbiaco e Sesto, che in un clima di fattiva collaborazione e amicizia tornano ad ospitare questa 69esima edizione dei CASTA nel solco di una consolidata tradizione che ha visto i nostri alpini gareggiare per la prima volta nel lontano 1931 sulle nevi del Passo del Tonale. Rivolgo un affettuoso benvenuto agli addetti militari presenti e alle rappresentative dei 10 paesi amici e alleati che con la loro presenza confermano il respiro internazionale raggiunto da questa iniziativa aperta alle squadre straniere dal 1979. Infine porgo un ringraziamento al comandante delle truppe alpine, generale Bonato, e a quanti hanno contribuito all'organizzazione di questa manifestazione, a cui unisco il plauso per il consueto supporto assicurato dall'Associazione Nazionale Alpini e saluto il presidente qui presente oggi con noi. Immersi in questa splendida panorama dolomitico, i campionati sciistici che oggi inauguriamo non rappresentano un semplice evento sportivo, ma anche un importante momento addestrativo e formativo che richiede tutta una serie di qualità. E mi riferisco ad esempio alla resistenza, alla concentrazione, allo spirito di squadra, alla lealtà e alla tenacia, comuni all'atleta quanto al militare, che sono le doti su cui fare affidamento per superare i momenti di difficoltà che certamente non mancheranno nelle gare così come nell'impegnativa professione che ciascuno di noi ha scelto. Capacità che si rivelano determinanti non solo nell'ambito delle numerose missioni internazionali a cui l'esercito e in particolare le truppe alpine hanno fornito un contributo cruciale,
ma anche in patria, quando siamo chiamati a intervenire con assetti specialistici e personale altamente qualificato a supporto della popolazione colpita da calamità naturali, come recentemente è accaduto in occasione del terremoto in centro Italia e nelle successive emergenze neve, così come ha ricordato molto gentilmente il signor sindaco di San Candido. Perché la montagna è un ambiente straordinariamente bello e affascinante, ma anche un'eccezionale quanto esigente palestra di vita, che come sosteneva il senatore Valentino Bobbio, già ispettore delle truppe alpine negli anni 30, esige combattenti di provate qualità, fisiche e morali, e capi di carattere saldo, perché nelle sue rigide pieghe nasconde gli allori per i forti, per i tenaci e per gli audaci, e su di esse salgono solo le anime generose, semplici e rette. Infine, questi campionati sciistici offrono sia un'opportunità per rafforzare i vincoli umani di solidarietà che contraddistinguono iniziative come ad esempio l'incontro di Par Ice Hockey tra la nazionale italiana e quella slovacca, che si svolgerà a Dobbiaco al termine di questa cerimonia, sia uno strumento efficace per consolidare tanto lo spirito di corpo tra i reparti appartenenti alle truppe alpine, quanto sempre più solidi legami con colleghi di altre forze armate e di paesi alleati e amici, condividendo gli stessi valori. Con questi sentimenti concludo, rivolgendo a tutti l'augurio di poter trarre da questa manifestazione i migliori insegnamenti e la più elevata gratificazione morale, professionale e sportiva. Grazie a tutti. Ich begrüße alle Behördenvertreter, Autoritäten, Gemeindevertretungen der Gemeinden Innichen, Sechsten und Doblach und danke für die tatkräftige Zusammenarbeit bei dieser 69. Ausgabe der CASTA. Im Jahre 1931 war Südtirol erstmals Schauplatz dieser Wettkämpfe. Ein herzliches Willkommen an die Vertreter der 10 Länder, Freunde und Verbündete, die dank ihrer Teilnahme die erworbene internationale Ausrichtung dieser Veranstaltung, die seit 1979 auch für ausländische Mannschaften offen ist, bestätigen. Zuletzt geht ein Dank an den Kommandanten der Gebirgstruppen, General Bonato, und an alle, die an der Organisation dieser Veranstaltung teilgenommen haben. Ein Applaus an den Nationalen Alpini-Verein für seine gewohnte und zugesicherte Unterstützung. Eingebettet in diese unglaubliche Landschaft der Dolomiten stellen diese Skimeisterschaften, die wir heute einweihen, nicht nur eine einfache Sportveranstaltung dar, sondern erfordern eine Vielzahl von Fähigkeiten im Ausbildungs- und Erfahrungsbereich. Und ich richte mich an Beispiele wie Aushaltigkeit, Konzentration, an den Mannschaftsgeist, an die Loyalität und Hartnäckigkeit, die dem einzelnen Athleten bekannt sein sollten. Jene Eigenschaften, um Zeiten der Not zu überwinden. Fähigkeiten, die sich nicht nur in den einzelnen internationalen Missionen, jenen das Militär und besonders die Gebirgstruppen ihren Beitrag geleistet haben, als essentiell erweisen, aber auch in Situationen zum Schutz der Heimat, wo spezialisierte Einheiten und hochqualifiziertes Personal zur Unterstützung der von Naturkatastrophen erlittenen Bevölkerung stehen. So schön die Berge auch sind, so bergen sie auch viele Gefahren. In den Bergen lernt man, an sein Limit zu gehen, physisch und mental. Sie verlangen einem alles ab. Sie sind eine Lebensschule. Mit diesen Worten hoffe ich für alle Teilnehmer aus der Veranstaltung das Beste mitzunehmen und die höchste moralische wie sportliche und berufliche Bestätigung zu finden. Civil and military authorities, dear guests, press representatives and citizens of San Candido and the Pusteria Valley, on behalf of the Army and myself, I wish to give you the warmest welcome to today's opening ceremony of this edition of the Alpini Troop Skiing Championships. My greetings go to the Defense Chief of Staff, General Graziano, whom Alpino among the Alpini has never missed to give his support to Army initiatives and those of his beloved Alpini. I also warmly greet the Commissioner of the Government, Dr. Elizabeth Margiacchi. I thank all the mayors and local authorities, and in particular those of the cities of San Candido, Dobbiaco, and Sesto, which in a climate of active cooperation and friendship, return to host this championship edition. I extend a warm welcome to the representatives and the military attachés of the countries, friends, and allies that with their presence confirm the international caliber reached by this event. I would like to thank the Alpini Troops Commander, General Bonato, and all those who have contributed to the organization of this event, as well as the National Alpini Association for their usual support.
The skiing championships are offering an opportunity to strengthen ties and human solidarity and will be an effective instrument to consolidate both core spirit between units belonging to the Alpini troops, as well as solid ties with other armed forces, colleagues, allied countries, and friends sharing the same values. With these feelings, I hope we will all be able to learn the best lessons from this event and reach the highest moral, professional, and sportive satisfaction. Prende la parola il capo di Stato Maggiore della Difesa. Reggimento, attenti! Grazie, di riposo. Reggimento, ai, posso! Gentili ospiti, cari militari italiani e delle nazioni amiche alleate, abitanti della Alta Valpusteria, autorità, sono molto lieto di essere qui oggi e di portarvi il saluto del Ministro della Difesa Roberta Pinotti, che avrebbe fortemente desiderato essere qui. È un momento ed un incontro di sport, di addestramento, ed è anche un messaggio certamente di pace e di ottimismo che viene da questa città e da San Candido. Mi unisco quindi alle parole del generale Enrico, che saluto e ringrazio per l'organizzazione, nel salutare le autorità, a partire dal prefetto Margiacchi, saluto i sindaci di San Candido, di Dobbiaco e di Sesto in Pusteria. Saluto la signora Nasi, rappresentante degli sport paralimpici, e tutte le autorità civili, militari e religiose, in particolare i rappresentanti delle altre forze armate che sono qui, il generale Caputo per l'aeronautica, il generale Visone per i carabinieri, i rappresentanti della finanza che partecipano a queste gare in chiave interforze. Saluto anche il generale Abrate, mio predecessore come capo di SMD, e anche lui alpino, abbiamo servito da queste parti, e lui mi pare che abbia saputo proprio comando un battaglione a San Candido, quindi in particolare un legame che ci ha visto passare tutti per la Valpusteria, e naturalmente il presidente dell'Associazione Nazionale Alpini, Sebastiano Favero, che ringrazio a nome delle Forze Armate per le solide iniziative che sta portando avanti, non soltanto per tenere tradizioni, ma anzi per aumentare di lei l'efficienza reciproca e la nostra capacità di rispondere in chiave moderna alle esigenze di sicurezza del Paese. E in particolare ringrazio la signora Burman, il sindaco di San Candido, per il suo discorso, e approfitto del suo accenno storico per cominciare un discorso che cercherò di fare breve e magari interessante, perché parlando per quarto poi può essere noioso, aiutato dal fatto che dopo 40 anni di servizio e 20 caste è la prima volta che ho caldo durante una cerimonia dei casta, perché siamo sempre morti di freddo, e quindi questo è un segno dell'evoluzione dei tempi, di una migliore organizzazione da parte del generale Bonato, quindi un miglioramento costante nell'azione di comando. 100 anni fa, su queste montagne, sulla Croda Rossa, su Prato Piazza, era in atto il conflitto più spaventoso europeo della storia dell'umanità. Pochi mesi fa ero in una riunione con il capo di Stato Maggiore della Difesa sloveno, austriaco, ungherese, croato, c'era anche l'albanese, ma che è un paese fraterno, ma in quanto riguarda gli altri, che adesso sono direi tra i nostri migliori alleati e amici in assoluto, erano esattamente quelli con cui ci confrontavamo aspramente in quella guerra, e guardandoci e ricordandola evidentemente ricordavamo anche la follia di una generazione di 100 anni or sono, e quello che si è costruito nella pace e nella sicurezza, perché adesso con quei militari noi siamo in operazioni sulle montagne dell'Afghanistan, sono montagne, sulle montagne dell'Iraq, nella zona della diga di Mosul, e sono di nuovo montagne, in Kosovo e in molti altri teatri, e stiamo facendo addestramento per ricostruire le forze armate di paesi amici come il Libano, e il Libano è al 90% fatto di montagne, e di nuovo dell'Afghanistan. Ed ecco perché è importante la montagna, l'addestramento in montagna. Dopo anni in cui ci siamo chiesti come era meglio sviluppare la sicurezza, ci siamo accorti che era fondamentale ed è fondamentale l'addestramento del personale, la capacità di vivere e operare
combattere al servizio degli altri, e quanto è importante questo tipo di messaggio, questo tipo di operazione, addestramento in comune, e quanto nel momento in cui valorizziamo le particolarità delle singole forze armate, gli alpini nel caso specifico, ma tutti quelli che operano in montagna, bisogna ricordarci che veramente nella trasformazione tutte le operazioni e tutte le attività saranno esclusivamente soltanto interforze, perché a questo punto operiamo in un contesto che non permette più nessuna forma di egoismo e di settorialità, perché l'operatività è quella globale, è quella che si è sviluppata a sostegno delle popolazioni durante le operazioni di soccorso nell'Appennino, insieme alle forze di sicurezza, ai carabinieri, alla finanza, all'aeronautica, con il concorso della Marina. Nel particolare, certamente l'impegno principale è lodevole, ringrazio il generale Ricco per la sua straordinaria performance, e quella del genio della ricostruzione di un totale di oltre 3.000 militari schierati in pochi giorni in situazioni estreme, che ha visto anche impiegate le forze speciali in compiti che non erano comuni. Ed ecco anche la funzione e lo sviluppo di un comando come quello di adesso delle truppe alpine, che è diventato un comando multifunzionale in cui il comandante svolge, oltre le funzioni di comando, quelle in fondo di ispettore delle truppe alpine, e deve generare e proiettare come gli altri comandi delle forze reali, delle forze a livello di visione, che saranno sempre più multinazionalizzate e che, a differenza del passato, stanno operando veramente come stiamo operando in decine di teatri della sicurezza internazionale, per mare, per terra, nel cielo, aumentando le nostre capacità e confrontandoci con un mondo in cui evidentemente sono cresciuti e aumentati i rischi e le minacce, la minaccia del terrorismo, il rischio dell'immigrazione incontrollata e illegale, il rischio degli stati che stanno fallendo, un nuovo impegno e un disegno di sicurezza interna e di difesa collettiva che si sposano in un unicum difficile da distinguere, ed è questo che pone una visione che non è più soltanto interforza, ma interagenzia interministeriale. L'Europa è sicuramente un riferimento importante da non dimenticare e da tutelare nelle varie organizzazioni internazionali, ma è vero che noi come forze armate, noi militari, dobbiamo mandare un movimento e un messaggio di unità e di ottimismo in un momento in cui c'è bisogno di riaffermare l'efficienza delle organizzazioni internazionali, proprio perché talora queste organizzazioni internazionali sono sembrate non più in grado di rispondere completamente alle esigenze di sicurezza, e quindi in qualche modo stiamo operando al fine di mettere maggiormente in condizioni di operare a tutela della gente e della sicurezza internazionale. E poi il messaggio dell'addestramento importante, ma anche dello spirito sportivo. Dovete operare al meglio, certamente è importante partecipare, ma chi vince ha fatto meglio di chi è arrivato terzo o secondo. Quindi impegnatevi al massimo, impegnatevi con lo spirito necessario per crescere e riaffermarvi, per me con orgoglio da capo delle Forze Armate Italiane, Forze Armate migliori del mondo. Ma salutiamo tutti i nostri amici con cui siamo in operazione, con cui dividiamo il fango e il rischio, per il bene del Paese, per il bene della gente e per il bene, per quanto ci riguarda evidentemente, del nostro Paese e dell'Italia. Grazie a tutti, viva l'Esercito, viva gli Alpini, viva le Forze Armate e viva l'Italia. Militärische, zivile und religiöse Autoritäten, Offiziere, Unteroffiziere, Soldaten, an alle, die an diesem Rennen teilnehmen, werte Gäste, ich spreche hiermit das Willkommen der Streitkräfte und auch mein persönliches Willkommen aus. Ich grüße Sie auch im Namen der Ministerin Pinotti. Ich fühle mich geehrt, an der Eröffnungszeremonie der 69. Ausgabe der Skimeisterschaften der Gebirgstruppen teilzunehmen. Eine Veranstaltung, die sich seit 86 Jahren erneuert hat und die aus rennsportlicher Sicht die fundamentale Aufgabe hat, den erreichten Grad der Ausbildung unserer Einheiten im Gebirge inmitten eines friedlichen und freundschaftlichen Vergleichs des Heeres der Verbündeten der Nationen zu prüfen. Ich möchte auch meine herzliche Begrüßung der Verwaltung und der Bevölkerung des wunderschönen Bustertales richten, den Gemeinden Innichen, Doblach und Sechsten. Danke ich für Ihre Gastfreundschaft und für die geschätzte Unterstützung. Eine großzügige Mitarbeit, die typisch für den einfachen und konkreten Geist der Bergbevölkerung ist.
Die Täler und Gipfel, die uns umgeben, wo vor 100 Jahren Krieg herrschte, wo Generationen der Bene Nere geformt und ausgebildet wurden, werden für die ganze kommende Woche Schauplatz dieser Veranstaltung, wo ihr euch selbst und uns allen euren erreichten Ausbildungsgrad, eure berufliche Vorbereitung und eure Fähigkeiten in schwieriger Umgebung inmitten der Berge zu handeln beweisen könnt. Eine Umgebung, die wundervolle Momente jenen schenkt, die darauf vorbereitet sind und unnachsichtig zu jenen ist, die es nicht sind. Genau diese Hingabe, die Suche nach der besten Vorbereitung, um die schwierigsten Umgebungen zu meistern, hat es den Gebirgstruppen erlaubt, Darsteller in Gebieten zu sein, die ihre Verteidigung benötigen. In jedem Moment haben die Alpine ihre Effizienz gezeigt, sei es in Afghanistan, auf dem Balkan oder in Gebieten widrigster klimatischer Bedingungen. Die Alpine sind schon seit immer eines der nationalen Gemeinschaft zur Verfügung stehendes Werkzeug. Eine wertvolle Ressource, gekennzeichnet durch ihre technischen Fähigkeiten, entsprungen aus der Gewohnheit, in Gebieten zu arbeiten, wo Solidarität und Hilfe des menschlichen Lebens ein unentbehrlicher Klebstoff ist. Beweis dafür ist der erst vor kurzem geschehene Einsatz zugunsten der Bevölkerung in der von Erdbeben und gefolgten starken Schneefällen geheimgesuchten Gebieten Mittelitaliens. In Angesicht der Unvorhersehbarkeit und Veränderung globaler Gefahren muss deshalb der militärische Apparat immer effizienter auf internationaler und grenzüberschreitender Ebene sein. Es ist nicht nur wichtig, im Besitz avantgardischer Mittel und Strukturen zu sein, sondern vor allem Personal aufzuweisen, das höchst qualifiziert ausgebildet ist, fähig ist, in jeder Umgebung zu handeln und Synergien mit internationalen Organisationen und Bündnissen zu schaffen. Soldat zu sein, bedeutet, sich selbst und die eigenen Emotionen und Reaktionen in schwierigen Zeiten zu erkennen, die eigenen Grenzen zu erfahren und das Beste aus den eigenen Fähigkeiten zu holen. Es heißt, wichtige Werte wie Ehrlichkeit, Tapferkeit, Loyalität, Respekt des Gegners, Solidarität und Selbstlosigkeit besonders in Anbetracht der Gesellschaft und jüngerer Generationen zu teilen. Mit diesen Gedanken wünsche ich allen viel Erfolg bei dieser Veranstaltung. Es leben die Alpini! Military, civil and religious authorities, officers, NCOs, soldiers of all the representatives involved in this event, athletes, dear guests, I bring the greetings of the Minister of Defense of the Armed Forces and my own. My special greetings go to the authorities and citizens of the beautiful Pusteria Valley, to the cities of San Candido, Dobbiaco, and Sesto Pusteria, which I thank for the warm welcome that they reserve towards the delegation and for the appreciated support given towards the organization of the event. By greeting President Favero, I wish to express deep gratitude to the National Alpini Association, always present, offering a valuable contribution to the event. The Alpini troops have always been an instrument at the disposal of the national community, a precious resource marked by recognized technical skills and underpinned by deep humanity, which is typical in people who live and work in impervious and often hostile areas, where solidarity and rescue of life are required bonding. Soldiers and athletes share the hard training and great professional, physical, and moral discipline. Being a soldier as well as being an athlete means sharing strong values such as honesty, courage, loyalty, respect of the opponent, and solidarity promoting them by example and proper behavior towards the society, and in particular towards young generations. These are values that this year are well represented in the Upper Pusteria Valley by the many charity initiatives foreseen this week, initiatives that I hope will be supported by all with enthusiasm. With this spirit, I wish you all to fully enjoy every event and every minute of this warm atmosphere that will animate this whole week. Riprende la parola il Capo di Stato Maggiore della Difesa per dichiarare ufficialmente aperti i CASTA edizione 2017. Reggimento, attenti! Dichiaro aperti i 69esimi campionati sciistici delle truppe alpine. Buon divertimento a tutti. Ich eröffne hiermit offiziell die 69. Ausgabe der Skimeisterschaften der Gebirgstruppen. I declare the 69th edition of the Alpini Troop Skiing Championship now open. Regimento! Ehi! Pauso!
I campionati sciistici delle truppe alpine, oltre a rappresentare un momento di sport e di competizione, da alcuni anni testimoniano la tradizionale solidarietà degli alpini attraverso un gesto concreto. Per questa edizione dei CASTA sono previste due iniziative benefiche. Una raccolta fondi a favore della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio, questa sera alle 17.30 nel corso della partita di Para Ice Hockey al Palaghiaccio di Dobbiaco tra le squadre nazionali di Italia e Slovacchia. La seconda iniziativa benefica sarà realizzata attraverso la raccolta fondi per sostenere l'Associazione San Vincenzo de Paoli, qui rappresentata dal presidente di Dobbiaco, Siglinde Fiertler. Nel corso di ogni evento sportivo ed ogni attività collaterale, ciascuno potrà dare il proprio contributo personale presso i punti di raccolta che saranno allestiti dal comitato organizzatore. A riguardo è attivo fino alle ore 19 di oggi un servizio filatelico temporaneo presso la sala Josef Resch, dove sono disponibili le cartoline dei campionati con annullo postale dedicato specialmente. I fondi raccolti per l'Associazione San Vincenzo saranno quindi consegnati al Presidente nel corso della cerimonia di chiusura. Per questa edizione dei campionati sciistici delle truppe alpine è stata scelta quale tedoforo il caporal maggiore scelto Karin Oberhofer, atleta della sezione sport invernali del Centro Sportivo Esercito di Courmayeur e della Nazionale Italiana di Biathlon, che tra le altre cose vanta la partecipazione alle Olimpiadi Invernali di Vancouver e Sochi, in cui ha conquistato la medaglia di bronzo. Benché in dolce attesa, non ha voluto mancare questo appuntamento. Karin sarà accompagnata da Gianluca Cavaliere, capitano della Nazionale Italiana di Para Ice Hockey, che ha partecipato alle Paralimpiadi Invernali di Torino, Vancouver e Sochi ed è attuale vice campione europeo in virtù del secondo posto ottenuto nel 2016 ad Östersund in Svezia. Al suono dell'inno dei Casta si procede all'accensione del tripode che arderà fino al termine dei campionati. Reggimento, attenti! E ora il momento culminante e più suggestivo della cerimonia. Salutate con gli onori militari le bandiere delle 11 nazioni partecipanti ai campionati, verranno issate sui pennoni al suono degli inni nazionali. Reggimento, attenti! Presentate, armi! Alza la bandiera! Thank you.
Austria. Bulgaria. Libano. Macedonia. Romania. Slovenia. Spagna. Stati Uniti d'America. Svizzera.
Ungheria. Italia. Reggimento, pian, ar! Reggimento, ehi, pausa! La cerimonia volge al termine. Il capo di Stato Maggiore della Difesa si appresta a lasciare il luogo della cerimonia. Vengono resi gli onori al Capo di Stato Maggiore della Difesa, che accompagnato dal Capo di Stato Maggiore dell'Esercito e dal Comandante delle Truppe Alpine, lascia il luogo della cerimonia. Reggimento, attenti! Presentat, armi! Onori al Capo di Stato Maggiore della Difesa! Reggimento, fianco, armi! Reggimento, ehi, pausa! Signore e signori, la cerimonia è terminata. Sehr geehrte Damen und Herren, die Zeremonie ist beendet.